Qualcuno dei politici ha provato a scansare il tema Ilva Taranto, ma alla fine chi più chi meno ha dovuto affrontare l'argomento. I tour della campagna elettorale hanno portato nel capoluogo ionico diversi rappresentanti della politica nazionale e se inizialmente si temeva che la vertenza Ilva rischiasse di essere strumentalizzata, alla fine neanche più di tanto se n'è parlato e a volte con dichiarazioni non proprio incisive del tipo bisogna coniugare i diritti della salute e del lavoro, un mantra che, diciamo così, già sentito dai tarantini e che dice tutto e nulla sulla possibilità di una reale soluzione. Tanti slogan da parte dei politici, come ci proponiamo di difendere il mantenimento dei posti di lavoro abbinandolo a provvedimenti seri sul tema della salute, incalzando se necessario anche gli acquirenti Ilva, lo ha detto Renata Polverini, candidata a Forza Italia alla Camera. Nelle stesse fila Vittorio Sgarbi, chiudere l'Ilva sarebbe una violenza per i lavoratori, ma va resa totalmente pulita. Il diritto al lavoro è il primo diritto della Costituzione. Ilva deve continuare a dare posti di lavoro e ne deve dare anche di più di quanti ne sta dando, ha detto Luigi Di Maio, leader dei 5 Stelle, accennando alla riconversione, non usando mai la parola chiusura. 25 persone, inclusi tre presunti capi bastone, sono state tratte in arresto in Calabria, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana, Lombardia e Albania. È il frutto della maxi operazione antidroga Stammer 2 Melina, eseguita dagli uomini della Guardia di Finanza e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Stando alle stime della stessa DDA, l'organizzazione criminosa che aveva il quartier generale tra le province di Vibo Valentia e Catanzaro, ma era munita di poderose ramificazioni nazionali ed internazionali, avrebbe fatto giungere oltre 5 tonnellate di marijuana dall'Albania per spacciarla sulle piazze calabresi e di altre regioni italiane. Ad agire oltre 150 militari del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle di Catanzaro e del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata di Roma e il supporto della Direzione Centrale Servizi Antidroga con l'ausilio di unità antiterrorismo, pronto impiego, della componente aeronavale del corpo e di unità cinofile. 18 dei 25 soggetti arrestati sono finiti in cella, altri 7 domiciliari. I soggetti indagati sono però complessivamente 46. Dietro le sbarre, tra gli altri, sono finiti 3 capicosca di rilevanti centri del Vibonese. I militari del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa il 23 febbraio scorso dal GIP presso il Tribunale di Foggia nei confronti di 9 soggetti, tutti ritenuti contigui alla cosca criminale attiva nel territorio di Mattinata e Vieste, già capeggiata da Mario Luciano Romito, il noto pregiudicato di Manfredonia, vittima dell'agguato mafioso del 9 agosto 2017. Avvenuto presso la stazione di San Marco in Lamis, in agro di Apricena, in cui perirono anche il cognato e 2 agricoltori innocenti. L'esecuzione di tale provvedimento costituisce l'epilogo di una complessa ed articolata attività investigativa svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia, sotto la direzione e il coordinamento della locale Procura della Repubblica, a partire dal mese di ottobre, nei confronti di alcuni componenti della richiamata organizzazione detenuti presso la casa circondariale di Foggia, ovvero in stato di libertà. Gli agenti del reparto prevenzione crimine di Bari e del commissariato di Bitonto hanno arrestato un minorenne pregiudicato di 14 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di munizioni. L'arresto è stato eseguito nel corso di controlli disposti dal questore di Bari nella cittadina dove è in corso una guerra tra clan rivali, nel corso della quale il 23 febbraio scorso sono rimasti feriti in un agguato un 17enne e un 29enne e dove il 30 dicembre scorso è stata uccisa per errore in un altro agguato una donna di 84 anni. Il minorenne, prima di essere arrestato alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga scavalcando i tetti delle abitazioni del centro storico e cercando invano di disfarsi del borsone. All'interno del borsone e nell'abitazione nella quale era stato avvistato il giovane sono stati rinvenuti oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente confezionata in dosi di hashish, marijuana e cocaina, denaro in contanti e 35 cartucce calibro 9.21.
L'avvocato Angelo Antonio Angarano ha annunciato attraverso una dichiarazione ufficiale rilasciata presso la gremitissima sala convegni di via Cristoforo Colombo, alla presenza di giornalisti e operatori della comunicazione, la sua candidatura alla carica di sindaco di Bisceglie nelle prossime elezioni amministrative. Nel corso del suo intervento Angarano ha parlato anche del suo ex partito, il Partito Democratico. «Ho sofferto nel vedere il partito che ho contribuito a fondare nel 2007», ha dichiarato l'avvocato, «ridotto a una diligenza assaltata da un gruppo famelico privo di scrupoli. Ho sofferto nel vedere il Palazzo Comunale trasformato in un comitato elettorale, la casa di tutti che diventa centro di potere di uno solo. Ho sofferto e tanto quando a settembre, con la sceneggiata della decadenza pilotata, l'ex sindaco ha abbandonato il comune per tentare la candidatura al Parlamento sfruttando questo escamotage per lasciare Palazzo San Domenico ai suoi fedelissimi. Intendo comunicare la mia ferma volontà di candidarmi a sindaco della città. Fuori dai partiti e volendo rappresentare quella stragrande maggioranza di cittadini onesti e di buona volontà che non si riconoscono nel modo di fare di chi fino ad ora ha amministrato questa città con arroganza e prepotenza. Voglio pertanto rivolgere un appello a tutte le forze sane di questa città, a tutti quei cittadini che sono stanchi di vedere la nostra città diventare ostaggio di una sola persona e delle sue aspirazioni politiche. A tutti coloro che vogliono fare della coerenza e dell'onestà i principi cardini del proprio impegno civico. È giunto il tempo di rispondere alle esigenze e alle richieste di una comunità in movimento, veloce, portatrice di domande e di bisogni del tutto inediti. Un tempo di incontro e non più di scontro, per cui saremo da subito a disposizione di tutti coloro che vorranno parlare di programmi per lo sviluppo della città, di quanti vogliono collaborare a realizzare una Bisceglie migliore per i nostri figli e le future generazioni, ponendo al centro una visione di città solidale e attenta al disagio delle fasce più deboli. Siamo e saremo un'altra cosa rispetto a chi, come l'ex sindaco, in questi anni ha mal governato questa città. Vogliamo applicare un nuovo modo di amministrare impostato sull'inclusione e la partecipazione, attraverso la più ampia condivisione di un programma amministrativo semplice, concreto ed efficace. Rivendichiamo la centralità dei bisogni individuali e li porteremo all'interno di un progetto di crescita collettiva, tutti insieme, nella consapevolezza che la nostra comunità, reduce da anni di evidente malgoverno, necessita di una voce che responsabilmente si faccia carico dei mille problemi che l'attanagliano. Concludo dicendo che ancora una volta, con fiducia, competenza e passione, tutti insieme rimbocchiamoci le maniche ed iniziamo un confronto insieme alla stragrande maggioranza dei cittadini onesti e di buona volontà di cui Bisceglie deve andare orgogliosamente e fiera. Grazie a tutti. Amici tra i Vimeto, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato. E guardate, ancora sul Mediterraneo bassa pressione, quindi ancora tempo molto variabile, atmosfera instabile, insomma mano agli ombrelli. Andiamo a vedere la previsione sulla nuvolosità con questa nuova perturbazione appunto che raggiunge l'Italia in giornata e nuvole che interesseranno davvero un po' tutte le nostre regioni. Anche le precipitazioni saranno diffuse, andranno a interessare soprattutto l'Italia centrale, ma lambiranno anche il sud, specie la parte peninsulare, e attenzione, ancora qualche fiocchetto di neve fino a bassa quota al nord. Quindi in definitiva, giornata di maltempo in gran parte d'Italia. Piogge soprattutto nelle regioni centrali e in Sardegna. Qualche piovasco anche nel sud peninsulare, ma alternato a parziali schiarite e ultime nevicate sulle regioni di nord-ovest, soprattutto Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Emilia occidentale e entroterra ligure. Ma poi per domenica prevediamo un rialzo delle temperature finalmente anche al nord. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In pianura, molte nubi con deboli piogge intermittenti.
Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In pianura, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In pianura, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piogge intermittenti. In pianura, molte nubi con deboli piogge intermittenti.